Mi ero preparato come un matto per questo fantacalcio. Guardate, guardate quanto ho studiato. Ho scritto i ruoli, i giocatori, le squadre e quanti crediti di spenderci massimo, quali slot occupassero, la preferenza se low cost, se un semi top, se un top, se un chiudi nel senso per tamponare lo slot. Guarda, su 6 pagine ho evidenziato i colori. Questi qua sono quelli tranquilli, in verde quelli che voglio prendere, in rosso le scommesse, in rosso ancora più rosso quelli che prendo a costo di vendere il mio cuore. E ho fallito, per il secondo anno consecutivo secondo me ho fallito, perché ho toppato un reparto, il centrocampo. Ho toppato il centrocampo, io spendo un botto al centrocampo, io sono sempre arrivato al fantacalcio con le mie cime, top 4, anzi top 3, famo così. E quest'anno sono veramente deluso, veramente deluso. Vi dico la mia rosa al Fantacalcio 2022-23, premettendo che facendo quest'asta ho ancora di più capito quanto sia scarsa la qualità del calcio italiano, perché un Fantacalcio così povero di grandi giocatori non l'ho mai fatto. Cioè, siamo andati a spendere tanto per mezze pippe. Cioè, ragazzi, veramente ho visto un calo qualitativo dei giocatori nelle parti imbarazzante, veramente è sceso un botto il livello, e si recupera anche dall'asta del Fantacalcio fondamentalmente. 700 crediti, Fantacalcio classico a 8, la mia FC Juquertine torna alla riscossa. Per i portieri, vi metto qua le immagini, ho preso Maximiano, Provedel e Consigli. Non volevo spendere tanto in porta, ma volevo prendere un portiere big. Si dice che Maximiano sia una pippa o tante quelle, anche se da Lazio poco mi importa, sto a far fantacalcio, devo andare per interessi, però para anche qualche rigore statisticamente. E pagato 14 come un portiere, calcolando che Magnani è partito a 50, Ripetrisio a 40, a me fotte sega, insomma, come si dice. Prendo un portiere della Lazio, scialla, ho Consigli come alternativa, magari al derby ci metto Consigli e via. Andando in difesa, per me ho fatto un reparto difensivo top, cioè secondo me ho fatto un grande reparto difensivo prendendo Spinazzola, Quadrado, Kalulu, Bonucci, De Frey, Valeri, occhio a Valeri, Ranocchia e Marusic. Io qui non volevo spendere tantissimo, infatti è il motivo per cui gli altri 7 hanno deciso di spendere poco in difesa. E ho preso Spinazzola a 19, dicono vabbè, non è una certezza perché si può rompere eccetera, però tanto è terzino, è Spinazzola, cioè se non gioca perché si riposa sti cavoli, cioè metto l'altri. C'ho Quadrato che gioca attaccante nella prossima di campionato, un jolly, perché alla fine Allegri gioca senza terzini, se può dire, cioè punta a giocare senza terzini, anche perché l'alternativa è Alessandro, quindi figurati come terzini che c'hanno. Kalulu a 1, così ha fatto un'ottima stagione, è vero che torna Kiar, però sotto slot. E poi, vabbè, gli altri, insomma, li vedete. Voglio parlare di Valeri, perché Valeri è un... Occhio a Valeri. Veramente, occhio a Valeri. Chissà perché. Perché gioca leggermente più offensivo, no? E andiamo al centrocampo, dove ho fallito il mio fantacalcio. Con questo reparto centrocampo mi sono rovinato l'asta. Ho fatto schifo. Ho preso Ederson, De Ketelaere, Koop Meiners, Torsvelt, Brahim Diaz, Duncan, Pogba e Zalewski. Cioè, ma ditemi che centrocampo è. A parte che c'è una sfiga allucinante, perché Mo Ederson si è rotto, Duncan è rotto, Pogba è rotto. Lo so che sto rotti, che tipo Pogba è rotto, però per 30 crediti che fanno? Un tropì, la gente lo lascia perché armenisco così non sopra. Però io dico, male che va, non lo uso, però bene che va, c'è un top. Io puntano molto su De Ketelaere, De Ketelaere come volete chiamare, perché secondo me giocherà titolare, è un giocatore offensivo, una seconda punta, e il Milan non va a spendere 30 milioni per una riserva, quindi per me farà anche una buonissima stagione. Mi rode questo reparto, perché io volevo prendere uno tra Pellegrini e Zaniolo a tutti i costi. Zaniolo l'ho lasciato perché erano delle cifre folli, Pellegrini potevo anche rialzarlo, non so perché non l'ho preso, essendo uscito tra i primi Pellegrini ho detto vabbè, magari spendono per Pellegrini, mi prendo un altro, invece alla fine non ho preso nessuno. Mi sono rimasto veramente molto male per questo reparto, veramente. Zalewski l'ho preso come ottavo slot, calcolando che c'ho Spinazzola o uno o l'altro gioca, però sinceramente sono Ederson nella scommessa, perché per me Ederson farà una grande stagione, però mo si è rotto. Brahim Diaz l'ho preso perché magari si alterna con De Ketelaere. Regà, che schifo di centrocampo, posso dire. Andando in attacco speravo di fare meglio, perché alla fine c'avevo anche tanti crediti, però il problema è che
ho speso un botto per Abraham. Ho speso un botto perché dico un top della Roma, potessi morire, ce lo devo avere. Allora ho preso Abraham, Caputo, Bonazzoli, destro, Karashashasha, Kamasutra e Cabral. Allora, ditemi qua che cacchio l'attacco è. Cioè, io forse consolatemi nei commenti, magari sono io che sto drastico. Ma allora, Abraham per me farà una grande stagione e vabbè, poi ho pagato 300 crediti, cioè praticamente 40% del mio budget. Ciccio Caputo, ha pure 50 anni questo, che continua a fare doppia cifra, boh, speriamo bene. Bonazzoli, l'anno scorso ha fatto doppia cifra, quest'anno magari può ripetersi. Destro, andato all'Empoli, per me può fare anche 10 gol. Kamasutra, là, Kamasciasciare, Kamastarflelia. Boh, una scommessa. E Cabral è un'altra scommessa, perché magari Jovic non convince. Jovic è stato strapagato. Dico, vabbè, magari non convince, io prendo a poco Cabral. E magari il menciuccio fa sì che Cabral diventa titolare e scenda come un malatone. Però fondamentalmente non mi sento soddisfatto di quest'asta per la prima volta nella mia vita. Vabbè, in porta metto titolare quello da Lazio, e in difesa metto Spinazzola, Quadrato e De Frey, Valeri, poi vediamo. Centrocampo, i miei titolari sarebbero De Ketelaere, Ederson e Pogba quando tornerà. Altrimenti io, tipo sta giornata, penso che mi metto difesa a 4, perché centrocampo non c'ho più nessuno. Metto difesa a 4, tanto difensori ce li ho, pure top. C'ho Marusic pure, per dite che terzino. In attacco penso gioco con Abraham e Kamavashashashaglia titolari, e poi alternerò vari Caputo, Bonazzoli a destro, a meno che Cabral non diventa titolare subito. Vabbè raga, datemi soddisfazione nei commenti, perché sono veramente abbastanza triste, ok? Adesso che se lo posso finire qui, lasciate un commento, iscrivetevi, vi apro il giorno su tutto. Adios.